Un saluto cordialissimo a tutti, un abbraccio veramente col cuore. La buona novella oggi, il Vangelo, è quello di Giovanni, capitolo 4, versetti 43-54, lunedì. Protagonista è un funzionario del re, il quale ha il figlio molto, molto malato, malato grave. E allora questo fatto deve averlo veramente sconcertato, ha riempito la sua anima di disperazione. E quando sa che il Signore Gesù sta passando, subito si reca da lui e che cosa chiede? Signore, guarisci mio figlio è gravemente malato, vai, lo supplica, lo implora. Tante volte, anzi spesso, la fede nasce quando siamo proprio disperati, quando c'è qualche problema insormontabile, qualche problema più grande di noi e non sappiamo più a chi rivolgerci. Siamo impotenti. E allora da queste condizioni può nascere e la disperazione e la fuga da Dio, oppure può nascere un sentimento, quando soprattutto si ama, un sentimento bello di fedeltà. E il Signore che cosa risponde al funzionario del re? Va, tuo figlio vive. Il funzionario del re si mette in viaggio. Che cosa vuol dire si mette in viaggio? Che riacquista la fiducia in se stesso. La vita ritorna ad essere vita nella speranza, perché la fede è questo cammino, è questo camminare dietro il Signore, obbedire alla sua parola, fidarci di lui. Ed è tutto gratuito, fratelli, perché tutti noi siamo un po' come il funzionario, abbiamo tanti problemi, tantissimi problemi. Ieri, domenica, si è parlato di una figura splendida, Nicodemo, il quale era una persona benestante, contava nella società al tempo di Gesù, ma di notte si reca da lui senza farsi vedere. Eppure diciamo che era ricco, era un uomo capace, un uomo dalla vita solida. Che cosa lo ha spinto ad andare dal Signore? Certamente la sua inquietudine di vita. Pur avendo tutto, aveva qualcosa che gli mancava. E noi dobbiamo essere come Nicodemo, quando c'è qualcosa che non va, fuggire, andare dal Signore, appartarci con Lui, svelargli tutte le tristezze, le mestizie dell'anima. E il Signore non resta così assente, perché il Signore è empatico, vive le nostre tragedie, le nostre angosce e si mette subito all'opera. Facciamolo, siamo come di Nicodemo. Quando poi Nicodemo è nei paraggi della sua casa, gli dicono: tuo figlio è guarito. E si constata che l'ora dell'incontro con Cristo era stato il momento in cui il ragazzo cominciava a stare meglio. Non è una pura coincidenza, è veramente la potenza di Dio che opera, la potenza di Dio che trasforma tutte le situazioni. Arrivederci, un saluto cordialissimo.